giovane ha lavorato, dove sapete, ha chiuso gli occhi per l'ultima volta, Richard Wagner, era il 1883, quindi già pensate, no? All'intreccio tra la bellezza della musica e dell'arte, ma naturalmente è conosciuta per essere la più bella forse sede di una casa, che è una collana delle Farmacie Cenedese, che insomma è una farmacia molto conosciuta e importante di Murano, e questi sono i gioielli di Cecilia Cenedese. Perché Alice, che nasce appunto lavorando soprattutto la terracotta, a un certo punto viene folgorata dal vetro, ma non dal vetro, viene folgorata dal racconto di un'isola meravigliosa dove da tempo immemorabile esiste appunto un artigianato che è sapienza, che è arte. Bellissima occasione per dare dimensione fisica ai tantissimi amici che conosco, con i quali ci scriviamo spesso, e adesso finalmente eccoci qua, insomma, ci conosciamo. Questo è un aspetto che vi ringrazio, di cui vi ringrazio insomma, di essere qui a partecipare a questo evento, al mio evento, a questa mia mostra. Allora, io sono la scultrice che si fonda la tradizione, quindi bisogna avere sicuramente esperienza, laboratorio, eccetera, cultura. Per me è stato di sperimentare il vetro. Per me, che sono la scultrice della materia, il vetro era una sfida. L'ho accettata con grande timore e vi posso dire come appunto parlavo con Elena, è stato un amore folgorante. Quando parlo di Murano dico sempre, Murano è un'isola dove c'è sempre l'estate, perché questi colori che poi rimangono nella mente le proprie debolezze, le proprie incertezze, i momenti di dubbio, e la fragilità permette a tutti noi di essere autentici. Allora ecco il vetro come metafora di questa fragilità, ma allo stesso tempo diventata una corazza estremamente pericolosa, estremamente tagliente, però cristallino. Chi ha avuto la fortuna di visitare le Isole Eolie sa anche del cobalto, del blu del mare, del corallo e della meraviglia di alcune spiagge che sono turchine. Turchesi, turchine. Sì, questa è una parte delle sette sculture che ho fatto di queste isole, ad omaggio di, ma tra l'altro, essendo stata appunto ospite, ho avuto modo di conoscere l'ossidiana, che è un che ho un ritornello in mente, vi giuro, non è preparato. Ma io da stamattina che ho questa canzone di Antonello Venditti che dice "È bello averti qui". Ecco, io la dedico a voi questa frase, "È bello averti qui". Grazie, buonasera.